Il Pescara saluta la Coppa Italia ma lo fa a testa alta uscendo dal Castellani di Empoli con una sconfitta per 2-1 maturata solo ai supplementari al cospetto dei toscani di Bucchi scesi in campo con la formazione tipo. Luciano Zauri invece per le tante assenze è costretto a schierare una squadra sperimentale con Vitturini, Bentola e Bruno dall'inizio nel consueto 4-3-3. Fra i toscani in campo l'ex Leonardo Mancuso. Dopo pochi istanti di partita Fiorillo è costretto subito al lavoro su un insidioso diagonale di Laribi. Al quarto però il Delfino passa in vantaggio con Tuminello che approfitta di un errore in disimpegno di Maietta andando a superare Brignoli per il gol dell'1-0. La reazione dei ragazzi di Bucchi è perentoria, la squadra azzurra inizia ad attaccare a sprombattuto con Fiorillo seriamente impegnato almeno in un paio di occasioni. Il pareggio empolese così arriva al 25esimo ed è propiziato da Mancuso che, liberato da Antonelli, calcia sul secondo palo dove Dezi, rosetano doc, mette alle spalle dell'incolpevole portiere abruzzese. Sull'1-1 il Pescara non sta però a guardare, sfiora il nuovo vantaggio alla mezz'ora con Brunori che sulla sinistra fa fuori Veseli prima di calciare verso la porta di casa con il portiere dell'Empoli che controlla. I ragazzi di Zauri si fanno apprezzare nel palleggio e anche per una fase difensiva molto ordinata e che chiude tutti gli spazi alla corazzata toscana. Nella ripresa parte forte l'11 del presidente Corsi proprio con l'ex Mancuso che mette paura a Fiorillo. La squadra di casa preme nel finale, ci prova Frattesi di testa ma il pallone termina fuori. Sull'1-1 si arriva così ai tempi supplementari dove accade poco con l'Empoli che al decimo del primo resta in 10 per il doppio giallo a Maietta. Il Pescara potrebbe approfittarne invece due minuti dopo l'ex Teramano Moreo di testa sul primo palo sugli sviluppi di un corner sovrasta Tuminello e sigla la rete della vittoria. Gli abruzzesi avrebbero il tempo per provare a pareggiare, ma al terzo minuto del secondo supplementare viene ristabilita la parità numerica per il rosso a Tuminello. Allo scadere Borrelli ha l'occasione per il 2-2, ma l'ex Primavera non riesce a trovare il gol. Finisce con il 2-1 per l'Empoli e con il Pescara che si concentra sul campionato e sulla gara di sabato prossimo alla Recchi di Salerno.